Valentina Lucianetti, candidata al collegio uninominale Foggia, Lucera, San Severo, Monti Dauni per il PD e il Polo Progressista. Lei ha vissuto sin dalla più tenera età il tema della legalità, incarnato, se così si può dire. Proprio stamattina, nella zona in cui lei ha posto il suo comitato, in via San Severo, sorvolavano i soliti elicotteri. Qual è il senso della sua candidatura e cosa significa, diciamo, portare un'idea di legalità che si è sempre vissuta poi nell'impegno in politica? È una sorta di chiamata? Più che una chiamata per me è stata una necessità. Dopo aver avuto, sì, per genetica, aver vissuto in casa determinati temi, averli sentiti sulla pelle fin da bambina e vivere adesso in una città, perché io ho girato molto questi giorni, non mi sono risparmiata e non mi risparmierò fino all'ultimo minuto, tutte le realtà che lei ha citato e anche Ortanova, Ordone e Carapelle che sono pure nel collegio. C'è una richiesta di grande attenzione verso la città di Foggia e Foggia va vissuta sia con quello che diceva lei, cioè le forze dell'ordine che girano, dobbiamo chiedere un maggior numero, un intervento concreto a Roma per la capitanata e per la città di Foggia relativamente agli uomini delle forze dell'ordine in campo, ma anche sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza urbana. Vedere una città in cui io come mamma ho paura a far uscire mio figlio, ho paura a parcheggiare la macchina in un luogo piuttosto che un altro, perché quello che viviamo quotidianamente nel nostro piccolo, non solo per i danni della criminalità organizzata, ma anche per la piccola criminalità e la criminalità comune, necessita una risposta e necessita una risposta che passi da Roma per interventi urgenti, concreti e mi si lasci passare, finora non arrivati sul nostro territorio. Qualche osservatore scriveva proprio che c'è un senso di sopravvivenza, quando si esce di casa è una lotta quasi continua, lei insomma, citava tutti questi elementi. Solo ieri al comando, per una questione un po' personale, al comando dei carabinieri sono stati registrati 12 furti d'auto, quindi solo in quella zona, solo in quel comando. Come si è arrivati a questo punto? Perché c'è stata un'assenza della rappresentanza? Cosa si è sottovalutato? Ma sicuramente si è sottovalutato l'escalation e il fatto che i mondi della criminalità che parlano la lingua su Foggia sono tanti, non sono, ripeto, solo quelli della criminalità, sono tutti quelli della criminalità anche comune. E c'è stata una grossa sottovalutazione del problema. Noi abbiamo questa maglia nera che in realtà finora non ha riscontrato, io lo dico con fermezza, interventi seri, non ha. Noi dobbiamo pensare a Foggia non a un distaccamento delle funzioni della DDA, ok? Noi dobbiamo pensare a una delega di funzioni specifica per Foggia. Le indagini debbono essere fatte a Foggia con numerosi uomini a Foggia perché deve cambiare il senso di tranquillità del cittadino. La legalità è legalità se riesce a incidere sulle vite nostre di singoli cittadini e poi anche sui grandi sistemi della delinquenza. C'è stata qualche responsabilità anche del Partito Democratico nella rappresentanza che poi ha espresso in Parlamento in questi anni, secondo lei? Ma l'ultima esperienza parlamentare ci dice di 9, se non erro, parlamentari, tutti di un unico colore, tutto di un colore pentastellato, come si dice adesso. Quindi devo dire, la responsabilità non la sento sul partito e sulla coalizione di centrosinistra in questo momento, anzi, è con questo spirito di cittadini e con una candidatura che il partito e la coalizione di centrosinistra ha voluto proprio della città di Foggia con un determinato taglio anche personale. Io sono un avvocato, quindi diciamo che ho questa, ma soprattutto sono una mamma e una cittadina. E questo incide. Poi la sicurezza da noi va declinata anche con altre misure, che sono quelle dell'istruzione, che sono quelle del lavoro, perché diceva un signore sotto un mio posto, attenzione ai disoccupati. Effettivamente per affrontare il tema della criminalità va dato campo a risorse alternative, il mondo del lavoro deve trovare una risposta con investimenti, con un sistema, con un progetto per la capitanata che
finora dal punto di vista parlamentare è fortemente mancato. Cosa le chiede la comunità che ha incontrato in questo mese e mezzo, diciamo, su questo tema? Quali sono anche le sensibilità che poi non conosceva e che alle volte non ha interpretato semplicemente da avvocata? Penso che lo dicevo stamattina, la narrazione della mia campagna elettorale è cambiata in un incontro a Via San Severo quando una mamma mi è venuta a dire che campano in una casa con la muffa in casa, che hanno un solo stipendio e hanno una bambina che a scuola va benissimo. E questa bambina ha detto alla mamma: stringete i denti, fate tutto quello che potete perché io garantirò a voi di poter andare al supermercato a scegliere tutto quello che volete quando avrò un lavoro degno per il quale mi sto impegnando nello studio. Io, quando penso al mio impegno politico, penso che sia stato rafforzato ulteriormente da questo genere di incontri che io ho preteso, voluto e mi sono onorata di ricevere. È una comunità che chiede fortemente ascolto, che chiede fortemente di essere presa in carico e che si rimanga con la gente, per la gente, tra la gente. Io ci tengo a dirlo rispetto anche a una candidatura del centrodestra che viene da Bologna. Io invece sarò qui dopo il 26, sarò qui raggiungibile con i vecchi metodi della politica a parlare con la gente, a raccogliere le istanze della gente e per la gente. Anche lei è d'accordo con il governatore Emiliano sulla questione delle alleanze? Crede che il fatto di essere da soli, insomma, come Partito Democratico, soltanto con insomma, liste un po' più piccine e non alleati con il Movimento 5 Stelle abbia pregiudicato poi anche l'esito, insomma, di possibile delle elezioni? Non è un tema che io mi pongo. Se il mio spirito effettivamente è quello di parlare alle persone per le persone, ora il tema dei numeri diventa secondario. Io non voglio pensare a una politica che sia fatta davvero per la gente e tra la gente. E con questo spirito sto affrontando questa campagna elettorale. Qualcuno stamattina mi diceva di essere particolarmente ottimista. A me non cambia l'impegno di questi giorni e soprattutto l'impegno che spero di assumere dopo rispetto alla mia comunità, della quale vado molto fiera. Ma non sente anche il peso di che possa essere poi un'occasione mancata per, insomma, anche per una certa miopia politica? No, non la vedo come un'esperienza mancata. Indiscutibilmente è un inizio, molto impegnativo di un percorso che sicuramente per me non si fermerà adesso. Se uno è in politica e dopo aver vissuto e dopo aver preso con queste esperienze di vita tra le persone questo genere di racconti, come potersi tirare indietro rispetto alla nostra comunità? Io ho già ricevuto un'investitura da ogni persona che si è affacciata a me, che io ho voluto incontrare e che mi ha dato il suo racconto di vita e mi creda. Sono racconti tanti, variegati, del mondo dei disoccupati, dei lavoratori, delle imprese, dei pensionati, di un'altra categoria che a me è molto a cuore, che è quella di chi ha in famiglia attenzione perché vive i cosiddetti caregiver, cioè quelli che hanno in famiglia la necessità di assistere persone con disabilità o anziani, che è un'altra platea di sofferenze che merita ancora di essere presa meglio in campo, ma meglio responsabilmente, così all'attenzione. Questa è stata una campagna elettorale veloce che però ha avuto poi alcuni temi centrali che sono diventati quasi dei tormentoni. In provincia di Foggia, la candidatura prima la citava, di Roccella, dei Fratelli d'Italia, ha anche rappresentato questo ritorno di una certa lotta e marginalizzazione della legge 194. Da donna, cosa pensa? Cioè, qualora dovesse vincere davvero Meloni, come dicono tante star, leggevo per esempio proprio poche ore fa lo stilista della Maison Valentino che si è scagliato contro Giorgia Meloni, potrebbe rappresentare un arretramento dei diritti delle donne? Da donna che cosa prova, ecco?
Allora, io le rispondo da donna e da giurista perché io ho un dottorato in bioetica e dell'aborto, mi sono proprio occupata scrivendone per alcuni testi di diritto. La sensazione è che si voglia ingranare la retromarcia alla nostra macchina del tempo e riportarci per alcuni temi all'ante 78. Io credevo, visto anche da molte, da sigle sindacali, da tanti mondi, porgere soprattutto dagli uomini, e lo devo riscontrare, lo dico perché nei miei incontri molti uomini hanno posto l'accento su questo tema e questo mi fa tanto ben pensare, che invece la maternità e il momento della scelta sulla nascita andasse affrontata diversamente anche con i temi sui consultori, cioè la donna non può essere tutto l'aspetto della maternità. Va affrontato con un coacervo di misure poste in campo per aiutare chi è in questa situazione, chi è davanti ad una scelta. Penso ai consultori, penso. Lei ha parlato, la candidata del centrodestra, di numeri di statistiche. Foggia registra 300 negli ultimi 2019-2020. 365 aborti, che è un numero che alla capitanata deve far riflettere e deve a noi parlamentari ci invita a mettere in campo misure di sostegno per una scelta consapevole e di aiuto. Un'ultima cosa, il Partito Democratico la candida e lei è, diciamo, anche una donna simbolo, insomma, della legalità. Quanto crede che per le donne sia ancora necessario affermare qualcosa in più, no? Avere un supplemento di bravura per essere poi in politica, laddove invece nel centrodestra, insomma, il centrodestra potrebbe avere adesso una leader, anche una premier donna. Ritiene che nel centrodestra alcune scalate verso il potere siano più facili perché si difende il patriarcato? Non l'ho mai vista sotto questo punto di vista, forse perché Foggia poi ha un'inversione di tendenza, nel senso che noi siamo due donne e un uomo. Abbiamo messo Raffaele Però vi hanno messo in una Piemontese situazione più in difficile, minoranza. avete quasi una, non dico una posizione ancillare, però insomma vi hanno buttato più nella mischia, Ancillare, penso che non siete garantite, ecco però. chi conosce sia me che Teresa Cicolella può dire che difficilmente ci si relega al ruolo di ancelle, e penso che anche in questa campagna elettorale si sia dimostrato. Io mi auguro solo che le donne, ecco, mostrino sempre il meglio di sé per quello che si è. Io ne ho incontrate tante in questo percorso e devo dire, tutti i sguardi di persone, noi siamo chiamati a fare tante cose ed effettivamente siamo il perno di tante realtà nelle comunità, eccetera, nelle famiglie, nei gruppi di amici. Io credo che ci sia un momento nuovo che per le donne va vissuto con grande responsabilità e con grande fermezza, come io ho sempre fatto nella mia vita. Non ho riscontrato differenze rispetto alla mia quotidiana attività e al mio quotidiano essere. Tutto questo patrimonio di conoscenza, di incontri, potrà essere messo in rete per le amministrative di Foggia, in un caso o nell'altro, sia che sia, non le sto chiedendo se sarà lei la candidata sindaca, ma cioè il Partito Democratico in questo percorso potrà metterlo veramente così in comunione con la città, in modo che continui, o rischia di diventare soltanto un momento isolato della campagna elettorale? Atteso Io che, insomma, poi nel 2019 questo percorso non è stato fatto, insomma, nella campagna elettorale precedente. penso questo, se ho detto prima che ci sarò dopo il 26, evidentemente non lo dico solo per me, dopo il 26 di settembre è stata l'occasione per rinsaldare le fila e sicuramente dopo un momento in cui Foggia ha vissuto uno scossone, che nelle piccole cose, cioè, è percepito, non, lungi da me dare giudizi di altra natura, ma penso che il giudizio sulla città negli ultimi 7 anni sia il giudizio di chi attraversa le strade ogni giorno e subisce quelle
quelle sensazioni di solitudine e di paura di cui parlavamo prima. È un momento di continuità di un percorso che sicuramente ecco, non termina il 26 di settembre.